Dopo aver fatto tantissime top su vari brand di armi, tipi di armi, eccetera, è tempo di trattare qualcosa di un pochino più sostanzioso. 5 armi, scudi, insomma, oggetti che sono leggendari e funzionano su qualunque personaggio e quasi qualunque build, a qualsiasi livello. Funzionano, punto, in endgame, in tutto. E quale modo migliore se non partire dal quinto posto, che neanche quinto è perché alla fine sono tutti e cinque forti a loro modo, quindi diciamo sono tutti alla pari. Però il quinto oggetto è la perla della conoscenza ineluttabile, ineffabile, qualcosa del genere. Lo sapete che tutte le volte sbaglio il nome. Che è una reliquia ed è praticamente la reliquia più versatile del gioco. È quella che se mettete in una build siete sicuri che qualunque sia la build vi renderà la build più forte, a prescindere. Cosa fa? È una reliquia che vi andrà ad aggiungere un 1% di danno aggiuntivo moltiplicativo fino a un totale di 15 volte per ogni colpo che arriva contro un nemico di seguito senza mancare. Quindi vuol dire che se sparate contro un nemico e non mancate neanche un colpo, al quindicesimo colpo avrete il bonus completo. Ora, una volta che avrete ottenuto tutti e 15 gli stack, appunto, visto che è moltiplicativo, non avrete il 15% di danno, bensì il 16,1%, perché la matematica è un'opinione. E quindi questi sono i numeri. Ma non è finita qua. Una volta che avrete tutte e 15 le stack, quindi finché non mancherete i colpi e continuerete a colpire quel nemico, otterrete un aggiuntivo 90% di danno arma. Quindi per un totale di 106,1% danno arma bonus con la reliquia completamente carica. Questa reliquia ha solo un lato negativo, il fatto che, essendo così forte, ha un numero limitato di passive con cui può apparire, quindi non potrà apparire con danno arma, danno esplosivo, robe del genere, ma soltanto con cose molto più deboli come fire rate, movement speed, dimensione del caricatore, eccetera. Rimane comunque una reliquia assolutamente molto forte e che va bene in qualunque build. La potrete ottenere nel DLC2 di Borderlands 3 andando a completare praticamente una delle ultime missioni del gioco, dell'intero DLC, diciamo, del Call of Gideon, e ve la darà Claptrap questa reliquia. Quindi è un reward missione leggendario non farmabile. Vi conviene fare save quit con la read only farm se volete farmarlo. Un altro oggetto molto forte su qualunque build è lo scudo Revolter. Ora, funziona su qualunque personaggio, praticamente qualsiasi build, ad eccezione di Mose, che vedremo quando avrò finito di spiegarvi. Quindi, cosa fa questo scudo? È uno scudo che quando si rompe vi dà un buff per 15 secondi. Il buff è il seguente: più 50% di fire rate, più 200% di danno shock bonus. Questo vuol dire che se fate 100 danni proiettile, lui aggiungerà 200 danni elettrici e quei 100 danni. Oltre ad aumentarmi del 50% il fire rate per 15 secondi. Ottenetelo con la consacrazione, quella che rompe lo scudo quando usate l'abilità d'azione, e appunto su tutti i personaggi a parte Mose lo potrete avere permanentemente attivo. E quando lo avete attivo, il vostro personaggio sarà giallo. E avrete tutti questi fulminetti di fianco, ma dopo un po' ci fate l'abitudine e non li vedete più. Su Mosa, appunto, è più difficile utilizzarlo perché Orso di Ferro ha un tempo di ricarica estremamente lungo e in più sta attivo per molto tempo. Però c'è comunque un modo: lo potrete ottenere a livello 1, quindi creando un personaggio nuovo livello 1, entrando nella partita coop di un altro amico che sta farmando il miniboss che ve lo droppa, di cui adesso vi dico, e cercare di ottenerlo. Se lo ottenete bene, se non lo ottenete e aumentate di livello, fate un nuovo personaggio e riprovate finché non lo ottenete di livello 1. Perché di livello 1 è forte? Perché con Mose potete ricaricare lo scudo molto velocemente. E uno scudo livello 1 in endgame vuol dire che lo scudo si romperà continuamente, appunto dandovi comunque il buff che sarà sempre uguale, non cambia in base al livello dello scudo. Se vorrete andare a farmare questo scudo, dovrete recarvi nel DLC 6 di Borderlands 3, la Director's Cut, e dovrete andare a farmare Sumo all'Hecaton Row su Prometea con un 30% di drop rate, quindi anche molto molto facile da trovare. Ed è anche stato nerfato, una volta era pure più forte. Io non riesco a capire perché non l'abbiano ucciso sto scudo, però mi va bene così. Devo essere sincero, è il nuovo B-Shield praticamente.
La terza arma forte da utilizzare su qualunque personaggio è l'SMG leggendaria Plasma Coil. Quest'arma ha un danno talmente alto e una precisione così alta che è praticamente utilizzabile in qualunque build su qualunque personaggio, anche su quelle che non vi sembra siano adatte, come ad esempio magari Critflak. Fidatevi, quest'arma fa comunque i buchi. Cosa fa? È un SMG che ha sempre solo due elementi, shock e radioattivo, e vi consiglio sempre di mettere radioattivo perché ha dei malus minori quando non colpite un nemico che abbia uno scudo. E il suo effetto è che spara con appunto una precisione altissima delle raffiche da 16 colpi che fanno danno splash. Ha un danno base che è una cosa assurda. E proprio per questo, unito al danno splash, l'enorme precisione, caricatore enorme, eccetera, è praticamente Dio sceso in terra. Ora, se lo volete farmare però, sarà un po' una rottura di scatole, perché fa parte del DLC 5 e dovrete ottenerla nella modalità Arms Race Botte e Bottino. Nello specifico, dovrete andare a ottenerla in tre modi. Nella sua zona specifica, che sarebbe Madwit Power, dalle casse. Avete due casse con l'8,3% di possibilità. Dal super pesante Archer, che ha un 4,2% di possibilità più uno 0,4% di possibilità come ward drop, che è poco, praticamente è un 5% di ottenerla. Dal boss con cui dovrete andare con delle armi trovate a caso, è poco. Oppure potrete ottenerla come ward drop nel DLC. Ci sono tantissime fonti di ward drop nel DLC. Ci sono i banditi avversari, le ceste dell'airdrop e le vending machine dell'airdrop, ci sono le varie casse rosse, ci sono le vending machine normali, i nemici duri e super duri, le casse bianche e i nemici in generale che hanno uno 0,5% di possibilità di fare dell'airdrop. È un fastidio farmare quest'arma, ma alla fine non importa quale versione trovate, è poi fortissima. Basta ottenerla una volta per essere a posto. Il penultimo oggetto è letteralmente l'unica granata che funziona su qualunque build, per un semplice motivo. Aumenta del 20% i danni che subiscono i nemici colpiti dalla granata. Fine. Quindi su qualunque build, a prescindere, aumenta i danni che farete a un nemico del 20%. Inoltre può rimuovere qualunque effetto negativo su di voi, che siate incendiati, radioattivi, scioccati, eccetera, se ve la tirate addosso. Ma vi fa anche danno, quindi in endgame vi buttate a terra da soli se lo fate. Non fatelo. Ora, ne vale la pena ottenerla? Dipende. Nella maggior parte delle build esplosive vi basta una qualunque granata normale e sarete a posto. Ma in molte altre build, magari come Avatar Amara, Critflak o altre cose, potrebbe anche essere meglio avere questa giusto per fare un boss e fargli quel 20% di danno in più. Questo 20% sarà solo per 6 secondi e la granata esplode sempre all'impatto, quindi dovrete avere buona mira, buona memoria muscolare e una volta che l'avete tirata dovrete preparare l'arma mentre la granata è in volo e iniziare a sparare dal momento in cui impatta ed esplode. Se siete interessati a ottenerla è molto semplice, la potrete ottenere da Sloth con un 15% di drop rate a Corazold su Pandora. È quel mini boss che letteralmente potete vedere anche nel video qui di sottofondo. È una granata molto forte, ma allo stesso tempo è poco soddisfacente, diciamo. Non vi rendete conto se fa effetto o no. E soprattutto è difficile abituarsi a quei 6 secondi di tempo che dà come bonus di danno. Non lo so, va a gusti questa granata, ma oggettivamente, lato numerico, è molto forte. Infine, l'ultimo dei 5 armi oggetti che vanno bene su qualunque build è il lanciarazzi Kick Charger. Ora, nel video è buggato, devo capire se la sua interazione è buggata con la Snowdrift o cosa, ma sappiate che questo lanciarazzi è un lanciarazzi a carica, quindi dovrete caricare il colpo prima di sparare, altrimenti farete molto meno danno. Tenerlo caricato per i 4 secondi che richiede aumenta il danno del 300%. Ora, se fate una scivolata, questa carica istantanea, se iniziate a caricare mentre state scivolando. Teoricamente dovrebbe essere così, per qualche motivo nel mio caso nel video in sottofondo si è buggato e la carica è sempre istantanea. Devo controllare se è un'interazione con la Snowdrift o se è buggato a caso, ma ve lo farò sapere poi magari in un 5 cose che non sai in futuro. Ora, perché questo lanciarazzi è così forte? Innanzitutto
può uscire di qualunque elemento. In secondo luogo è iper preciso, letteralmente un laser. Terzo luogo, fa danno splash. Quarto luogo, attraversa i nemici. Risultato? Fate una scivolata, lo caricate, sparate contro un nemico e shottate praticamente qualunque cosa. Se avete una build che abbia anche un minimo di danno splash, danno critico, danno arma, qualunque cosa, perché questo lanciarazzi scala con qualunque cosa. Inoltre è terribilmente ammo efficient, consuma un solo colpo per sparo, a differenza dell'Ion Cannon che fa meno danno, ha la stessa meccanica di caricamento senza scivolata e consuma 6 munizioni per colpo. Non ci sono paragoni, cioè è letteralmente su qualunque build, che sia Avatar Amara, che sia Infinimus, che sia Critflak, su qualunque cosa, questo lanciarazzi fa i buchi. Ed è per questo che ve lo consiglio. Lo tenete in ghiaccio, lo tenete in radioattivo, sono i due elementi migliori su cui prenderlo, perché, come detto prima, sono quelli che hanno meno malus se non colpite un nemico con la barra della vita giusta e sarete a posto. Per ottenerlo è un'altra rottura di scatole, perché è un'altra arma della modalità Arms Race Botte Bottino. In questo caso la potrete ottenere come prima dai Wardrop, percentuali che vi ho detto prima, o dal Archer super pesante, stesse percentuali di prima, oppure dalla zona Damn What Up, che sarebbe la zona della diga, della mappa, con un 6,25% per ognuna delle due casse. È consigliato prenderlo? Sì. Cioè, letteralmente, questa è una delle armi che va tenuta nell'inventario, come un revolter. Qualunque sia la build, qualunque cosa, tenetene una nell'inventario. Schifo non fa e sicuramente è utile. E come vedete dal video è troppo forte e precisa per non essere utilizzata anche solo for fun. Cliccate qui per vedere la mia top 5 dei cecchini unici in Borderlands 3.